Ettore Fusco, che è il capogruppo della Lega Nord nel Consiglio metropolitano che va al voto proprio il 9 di ottobre in base alla nuova legge che è entrata appunto in vigore, la legge Delrio. Come sarà organizzato quindi quello che era la ex provincia e come sarà composto questo Consiglio metropolitano? Sì, il 9 di ottobre per tutta la giornata i sindaci e i consiglieri comunali avranno la possibilità di votare. E già questa è una incongruenza che noi in questi due primi anni di città metropolitana abbiamo sempre rilevato, perché vogliamo che il voto sia lasciato ai cittadini. In realtà città metropolitana voterà i consiglieri, perché il sindaco è già stato eletto, o meglio è stato nominato per legge in quanto sindaco di Milano Beppe Sala, che rappresenterà città metropolitana. Quindi la seconda incongruenza, ma potremmo elencarne almeno 200 di incongruenze, è avere un sindaco di una città metropolitana che è stato eletto solo dai cittadini di Milano e non dalla metà dei cittadini di città metropolitana, che sono tutti residenti nei comuni della provincia. Quindi una città metropolitana che ha veramente poco e nulla di democratico, una città metropolitana per cui in realtà noi come Lega Nord ci candidiamo in queste elezioni per fare un'opposizione costruttiva, quell'opposizione che abbiamo fatto in questi due anni, che serve perché è anche indispensabile far sentire la voce di chi non la pensa, di chi non è allineato e non la pensa come una maggioranza che ha semplicemente svolto le funzioni di curatori fallimentari di un ente che sta morendo. Ecco, infatti voi oggi presentate la vostra lista, in pratica quanti sarete? Allora, saremo in lista 12, poi sicuramente per i numeri che abbiamo ne possono essere eletti 3, noi speriamo anche di arrivare al quarto confidando in elettori di altri partiti. Perché parliamo di numeri precisi? Perché comunque, come dicevo prima, a votare sono sindaci e consiglieri comunali, quindi sono già tutti elettori in qualche misura schierati, diciamo catalogati per singoli partiti, quindi la forza dei singoli partiti rispecchierà quella della provincia, anche se come Lega Nord devo dire che due anni fa, quando abbiamo fatto la prima votazione in città metropolitana, abbiamo ottenuto almeno il 2% in più rispetto a quella che era la nostra forza, perché sindaci e consiglieri di altre liste o di liste civiche hanno creduto in noi, hanno creduto in quella che era la posizione della Lega Nord, che era molto scettica nei confronti di città metropolitana, perché aveva da sempre manifestato una sua posizione su questi enti di area vasta, ossia quella che le province andavano riformate ma senza chiuderle e sostituirle con un carrozzone, che ci sarebbero poi voluti anni se non decenni per riuscire poi a dargli un senso. Senta, per finire, che poteri decisionali avrà questo Consiglio metropolitano? Il Consiglio metropolitano non ha gran poteri. Non ha gran poteri decisionali innanzitutto perché gli mancano le risorse. Noi in questi giorni abbiamo approvato il conto consuntivo del 2015, un conto consuntivo fatto di non rispetto del patto di stabilità, fatto di buco, di 50 milioni di euro di buco, fatto di non servizi, fatto di non opere pubbliche, un conto consuntivo che peraltro è figlio di un preventivo, quello votato l'anno scorso, da cui poi è dipeso questo consuntivo, che era arrivato a pareggio solo grazie ai 50 milioni che il governo aveva dato a Pisapia per potergli dare la possibilità in campagna elettorale di non restare senza un preventivo di città metropolitana. Quindi capisce che il buco vuol dire che significa quasi 100 milioni di euro di sbilancio, quindi un potere che assolutamente oggi non c'è. Il motivo per cui, come le dicevo prima, per noi era necessario non distruggere le province, come si farà eventualmente in via definitiva se dovesse vincere il sì al referendum, ma semplicemente riformarle, togliere le competenze inutili, far sì che il personale addetto alle competenze inutili si trasferisse in altri enti e poi lasciare le funzioni principali, che sono quelle dei rifiuti, dell'ambiente, quello dei trasporti, della mobilità, della programmazione territoriale sovracomunale, lasciare giusto queste competenze e dargli la possibilità di funzionare in modo snello.